Ciao bimbi, ciao mamme, ciao papà, mi mancate tantissimo e vi immagino mentre fate le vostre cose quotidiane e anch'io quando lavoro con Lorenzo immagino che ci siete anche voi. Poi tante volte mi avete detto, maestra Simona, perché non inviti Lorenzo a scuola? E allora io, Lorenzo e tutti quanti voi adesso lavoriamo insieme, questo è un appello, vi voglio tutti presenti. Lorenzo, cosa dobbiamo fare oggi? È un laboratorio per... Il coronavirus. E quindi che costruiremo noi? Il nostro coronavirus. Ma lui? Ma questo è quello là del video. Certo. E il video adesso dove sta, Su Lorenzo? YouTube. Oh yeah, Oh bene, yeah. benissimo. Ma sì, siccome a causa del coronavirus noi non possiamo andare a scuola, lo vogliamo far diventare la nostra mascotte. Poi da domani i bambini iniziano tutti i nuovi lavori e quindi diventerà il nostro compagno di scrivania, non di banco, di scrivania. Ok, cosa ci vuole per costruire il nostro coronavirus? Un foglio grigio, questo è gommato. Se non ve lo trovate, che si fa, Lorenzo? Colorato un foglio bianco Di di grigio. grigio, poi un foglio rosso. Questo è panno lencio. Se non ve lo trovate, Lo colorate di rosso. un bel foglio bianco. Poi ci vuole un foglio giallo. Anche questo è panno lencio. Se non ve lo trovate, Colorate un foglio bianco di giallo. benissimo. Poi ci vuole un foglio bianco e un foglio nero. Questo per fare gli occhietti. La maestra se ne trova tanti perché dovevamo fare un sacco di lavori a scuola i giorni scorsi. Quindi fate dei cerchietti bianchi e al centro mettete un cerchiettino nero e così abbiamo creato i nostri occhietti. Ok, mettiamo queste cose da parte. Poi che altro ci vuole, Lorenzo? Il righello che è dell'amico del Del borsello. nostro borsello, perfetto. Poi mi Le forbici. raccomando, quelle del vostro astuccio, quelle che non tagliano le dita. No, no, poi Questa bella gomma che noi l'abbiamo a forma di che cuoricino, troppo bella, bella. è bella. Poi La colla. che sta in tutti i vostri astucci perché noi lavoriamo tanto utilizzando la colla. La penna è La penna. sempre importante. La matita. La matita, così scriviamo e cancelliamo. Il pennarello, E questo che pennarello è? quello lì che macchia. Oh no, non macchiate però. E poi il compasso. Questo oggetto, per chi non lo conosce, serve per fare i cerchi, vedi? Però è pericolosissimo perché c'è un aghetto, quindi bimbi si usa con mamma e papà. Chi non ha il compasso utilizza che cosa? Qualcosa di tondo. Di tondo perché i cerchi a mano libera non possono venire. Ok, abbiamo tutto l'occorrente. Questo lo passo a te così tu mi aiuti. Cominciamo. Facciamo il corpo del nostro coronavirus. Cartoncino grigio, sagoma a cerchio, matita e facciamo la forma. Eccola qui. Ok, perfetto. Giriamo, giriamo, giriamo. Togliamo la sagoma, togliamo la matita. Iniziamo a ritagliare, ma Lorenzo già l'ha fatto. Lorenzo, me lo vuoi passare? Già fatto, così facciamo prima? Certo. Eccolo lì, a posto, ok. Ecco la nostra sagoma. Dopodiché la coroncina, la maestra l'ha già disegnata qui. Ovviamente utilizziamo prima il righello, così viene una bella linea dritta. Righello. È l'amico del borsello. Bello, ok. Quindi geometria e creatività. Che ci permette di creare tante cose. Ok, allora abbiamo fatto la linea, facciamo i dentini della nostra coroncina, dopodiché prendiamo le forbici e ritagliamo anche questo. Va bene, noi già ce l'abbiamo fatto, è vero Lorenzo? Mi passi il nostro già fatto, così facciamo prima? Eccolo qui, perfetto. E lo poniamo sulla sagoma e quindi abbiamo fatto la sagoma del corpo e la corona. Poi prendiamo il cartoncino rosso. Anche in questo caso prendiamo il nostro righello e ancora un po' di geometria. Geometria. Ecco qui, facciamo una linea, un'altra linea, quindi un bel rettangolino e su lo chiudiamo con un cerchietto. Poi facciamo un altro rettangolino, eccolo qui. E lo chiudiamo su con un altro bel cerchietto. Perfetto.
dobbiamo fare 9. Prendiamo sempre le nostre forbici e ritagliamo. Ok, Lorenzo, tu già l'hai fatta, è vero? Mi vuoi passare quelli già fatti, questi dentini, e scopriamo a che servono? Ecco qui. Uno sta qui e gli altri ne abbiamo fatti prima. Ah, eccoli qua. Perfetto, togliamo anche questo cartoncino. Allora abbiamo la sagoma del corpo, la corona e questi funghetti che in realtà non sono altro che le coroncine del corpo del coronavirus. Eccoli qua. Perfetto. Perfetto. Colla. Ecco a cosa serve la nostra colla. Un po' di colla sulla punta. Ecco qui. Lorenzo sta venendo benissimo. Anche a voi, bimbi? Sì? Ci siete? Ecco qui. Prendiamo, così si incolla. Poi ci vogliono gli occhietti, eccoli qua. Mettiamo gli occhietti. Le sopracciglia le fai tu? Certo. Ok, vai. Sopracciglia arrabbiate. La linea va verso il centro. Perfetto. Ok. E poi? Ok, proprio arrabbiato. Allarghiamole un po'. Ecco qui. Ecco qui. Ecco qui. Ma Lorenzo, ma com'è venuto il nostro lavoro? Bello! Yeah. E allora ci vediamo la prossima volta e andrà tutto Bene! bene. Ciao!